E ciao a tutti amici, io sono Axel e oggi, oh my god, oggi sono qui con il mio gatto Pulce. Credo che lo stiate vedendo adesso, se tutto va bene. Comunque, eccolo qua e siamo qui a presentarvi un altro unboxing. Perché ho fatto, visto che l'ultimo che ho fatto vi è piaciuto un macello, quindi ho detto, eh no, dobbiamo rifarlo e ho colto questa occasione. Perché infatti, aspettate che si sia meglio un attimo la videocamera, mi è arrivata la Logitech Orion Spark G910, che è una tastiera. Perché mi è arrivata? Perché questa qua mi ci sta distruggendo. Ora però dovrò comprare anche un mouse e non so bene quale prendere. Quindi mi raccomando, fatemelo sapere. Comunque, detto questo, io direi di iniziare subitissimo. Allora, ecco qua il prodotto, cioè la scatola è un qualcosa di spettacolare, ragazzi. Ci sono un'infinità di colori della Mazzana, poi questo è il lato. Questa qua invece è la scatola vista da dietro, G910 Orion Spark della Logitech, ragazzi, mi ispira un macello. Ce l'ho da un 3 giorni, ma solamente a causa della scuola non sono riuscito a poterlo utilizzare, neanche ad aprirla, quindi direi subito di iniziare. Come sapete, in casa mia non esistono le forbici, quindi mi sono dato al coltello. Comunque credo che stia vedendo tutto bene. Adesso aspettate un secondo. Sì, così dovrebbe essere perfetto. Comunque abbiamo aperto sia da un lato che dall'altro. Intanto lì c'è il gatto delle donne. E allora, così iniziamo, o meglio andiamo ad aprire la scatola che non si vuole aprire. Ce l'abbiamo fatta. Oh my god, oh my god. E ragazzi, sono veramente contento, come ho già detto, di come era finito l'unboxing della M4, perché era piaciuto un macello di gente anche fatto con la GoPro. Quindi, dato che appunto posso fare questo unboxing con la GoPro, li faccio, cioè non sto ad aprirli da solo. E ecco qua la scatola all'interno, che è pure questa una figata della Madonna. Cioè tipo la G-Rilievo, veramente spettacolare. Pesa un testa, dopo ve lo faccio vedere, vi faccio vedere tutte le caratteristiche tecniche. Comunque, se la volete comprare anche voi oppure vedere qualcosa, il link lo troverete in the description, nella descrizione. Poi alla fine di questo video farò anche un mini video riferito al Google Day, perché ci devo dire un paio di cose. Comunque, è qualcosa di fantastico. Quella che avevo io prima era questa qua, cioè che non dico che non sia bella, però tipo ho pagato un mouse e tastiera a 15 euro, quindi non aveva quelle caratteristiche che questa sicuramente ha. I tasti sono anche in rilievo, cioè la scritta, diciamo, se possiamo dirla così, è in rilievo. Sono abbastanza alti da quel che mi sembra di vedere. E poi da quel che mi sembra di capire dalla scatola, da questo disegno, se possiamo dire così, cioè tipo tu non li premi neanche, che loro si premono da soli. Quindi cosa veramente fantastica. Comunque andiamola a togliere. Pesa un macello. È una cosa spettacolare. Infatti dovrò sistemargli qualcosa, perché non andrò mai a mettere così semplicemente sul tavolo. E ragazzi, eccola qui. Oh mio Dio, dal tatto sembra comodissima, sul serio. Poi dopo, adesso la monto, vi faccio vedere anche i tasti illuminati, perché da quel che ho capito si illuminano. Sempre qua è riferimento alla Logitech. Tutto questo qua, esteticamente parlando, è una figata della Madonna. Andiamo a vedere le ultime cose che troviamo in scatola, libretto delle istruzioni che non legge mai nessuno, quindi andiamo a staccare, metterlo qua e nient'altro. Invece sì, c'è questa cosa che non vedo di cosa sia, che è una barra di ricambio addirittura. E ragazzi, questo qua era l'unboxing, ora la vado a montare, ci si sente tra pochissimo. E ragazzi, forse così la vedrete un po' meglio, perché sto registrando adesso col telefono. Guardate un po' che roba spettacolare. Cioè, è fosforescente, è fantastica. Quindi ragazzi, detto questo, ci sentiamo tra pochissimo, però dovete ricordarmi di farmi sapere se questo unboxing vi sia piaciuto oppure no. Ragazzi, eccomi qua a parlarvi dell'argomento del Google, o meglio del Google, ma che italiano, del Google Day, o meglio di Google in generale. Perché infatti venerdì 12, se non sbaglio, adesso cambio già il giorno, oh mio Dio, ho indovinato. Venerdì 12 a Milano c'era una sorta di ritrovo che Google ha organizzato, che organizzerà, nella quale sono invitati tutte quelle persone che hanno un canale relativo al gaming, quindi che fanno videogiochi, che trattano di videogiochi, che però non hanno ancora una partner, quindi possono avere un qualsiasi numero di iscritti. Però appunto questo evento è riservato, se possiamo così dire, per tutte quelle persone che possono ancora diventare partner con YouTube. Come si fa a partecipare in questo evento? Innanzitutto vi lascerò in descrizione un modulo, poi dovrete semplicemente compilarlo e poi alla fine schiacciate più invia. Ma secondariamente di cosa si tratterà? Aspettate un secondo che ve lo dico. Allora, innanzitutto si potrà sviluppare maggiormente i contenuti
contenuti relativi alla piattaforma di YouTube e incontrare la community degli altri gamers, perché infatti lì non sarete da soli, ci saranno altre persone, io forse tecnicamente parlando ci andrò, poi magari ci saranno altri youtuber, quindi si possono anche fare nuove conoscenze, quindi cosa molto bella. Quindi mi raccomando, se siete interessati veniteci, il link da compilarlo, il link del questionario da compilare lo troverete in descrizione. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace, perché alla fine per diventare iscritto più attivo e per vincere il contest di FIFA dovete lasciarlo anche in questo video, commentate anche se vi siete. E quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potete apparecci nel prossimo video, ciao a tutti!